voi riuscite a fare squadra e a trovare una strategia comune, è meglio per tutti. Ci impegniamo assolutamente in primis per quello che riguarda lo sport da banca pubblica. Poi è chiaro che gli stadi è l'argomento per cui siamo qui, e con gli stadi è un altro discorso. E anche lì abbiamo nel nostro piccolo cercato anche noi di andare un po' incontro a quello che è il mercato. Siamo partiti con il finanziamento di stadi di società pioniere, coraggiose, abbiamo l'Udinese, c'è stata la Juventus. Ma voi quali tempi servono per valutare i progetti e poi dare il vostro credito? Incredibilmente velocissimo. Cioè, io faccio il marketing gratuito, se posso dire. È stato incredibile. La volta in cui in società si è parlato di essere finanziati a credito sportivo, chiedo scusa, io ho detto avremo dei problemi già di partenza. Chiedo scusa, purtroppo funziona così, no? Sono andato a Roma la prima volta, la seconda volta, insomma, quando ho visto la bozza del contratto su cui abbiamo lavorato un po' tutti, devo dire con un'attenzione maniacale, nel senso che, faccio un esempio, credo sia il primo contratto in cui abbiamo chiesto uno stencil contrattuale in cui, qua tocco ferro, non altro, se si va in B abbiamo un blocco dell'ammortamento a favore del rimbalzo che noi tanto evidentemente si auspica, perché ha fatturato incredibile, ma quello che volevo dire è che, per esempio, se andiamo da una banca di credito ordinario, l'idea di pensare di fare un'ipoteca su un diritto reale affievolito con diritti di superficie, ci guardano come un marziano e guardano fuori dalla porta per capire dove abbiamo parcheggiato l'astronave, perché non esiste nessuna banca né in Italia né tantomeno fuori dall'Italia, comprendendo le asperità italiche, che si trova a pensare a costituire una garanzia reale su un diritto reale appunto affievolito. Questo veramente è un plauso che faccio alla banca, perché essendo poi l'unica, credo, banca di diritto pubblico rimasta, è un fossile, ma alla faccia del fossile, nel senso che è riuscita ad avanzare su frontiere anche di sensibilità tecnico-finanziaria straordinaria. Chiedo scusa. No, prego, il dibattito è aperto, è volutamente aperto il dibattito. Non gli avevo neanche promesso niente, e si rimangono quelli.